Ciao a tutti, come sapete io sono a casa che ho un po' di febbre. Ho mandato il mio compagno a fare la spesa e ultimamente stiamo andando al di più a farlo perché è veramente economico e comunque le cose sono buone. E faccio vedere che cosa ho preso, nulla di che, sono tutte cose cibi di casa e lo Scottex. Comunque lì si spende veramente poco e le robe sono anche di buona qualità comunque. Un po' di paninotti, questi qui molto buoni, sono molto simili a dei panini che prendevo all'Iper Rossini, che adesso è diventato Iper Conad, un macello insomma, e sono veramente buoni. Poi ho preso un sacco di zucchine. Perché ho visto un video dove facevano sta passata di zucchine, mi ha preso una gran voglia e quindi ho detto va bene, proviamo. Poi vabbè, lei ci metteva dentro lo speck, i pinoli, roba così, però vedremo. I succhi di frutta, questi qui all'albicocca della Poorland, anche questi come quelli del Lidl non mi dispiacciono. Poi da mangiare un po' di umido per il cane, loro hanno questo qui, 1101 Dog. Chiaramente lì cose di marca non ce ne sono, è un po' come lì. Un sacco di patate. Preso un po' di questi cascioni che sono veramente molto molto buoni. Questo qui, patate, salsiccia e mozzarella. Questo qui alle verdure. Un altro alle verdure. Questo qui, cascione, mozzarella e prosciutto cotto. E un altro, patate, salsiccia e mozzarella. Veramente buono. Anche quello alle verdure. Invece quello basic, pomodoro e mozzarella, non mi è piaciuto. Altri paninotti che io vado a mettere nel freezer. Intanto che mi deve arrivare, perché voglio sperimentare il pane di Food Spring, e c'è l'impasto e sono curiosa di provare anche quello. Abbiamo preso gli spinaci, questi qui con all'interno la mozzarella, tipo quelli della Findus. Pasta brisée e poi pasta sfoglia. Qui ha sbagliato perché doveva essere due brisée. Poi la carne ve la faccio vedere alla fine e vi spiego il perché. Intanto lì c'è Chucky. Chucky, amore, appena tiro fuori la pappa te vieni oltre. Poi abbiamo un altro sacchetto. Allora, abbiamo un altro po' di pappa per Chucky, le uova, il pacco da 10, la panna da cucina, la polpa, il pan grattato. Paccone di mozzarella, queste qui al centeno ce ne sono tre. Se potessi andrei a prendere sempre la confezione, quelle da 4 della Lidl, che è super conveniente perché dentro ci sono 4 confezioni, all'interno di ogni confezione ce ne sono due, quindi 8 mozzarelle, sono anche buone. Quindi in questo caso, visto che ho un po' di cose da fare con la mozzarella, sia la pasta brisée, sia le fettine della pizzaiola, eccetera, ho preso due pacchi, quindi sono 6 mozzarelle alla fine. Mio moroso gli piacciono questi biscotti, frollini semplici, ma gli piacciono anche come sapore. Di solito tanto quelli, diciamo, tarocchi, le sottomarche, non è che siano un granché, però effettivamente gli piacciono. La passata, farina, che poi adesso sempre da Food Spring, oltre al pane mi dovrà arrivare anche l'impasto proteico per i dolci.
anche per i dolci, perché si può usare anche per i salati, quindi sono curiosa di provarlo. Poi altre patate. Ecco, hanno qualcosina di marca tipo Fiesta, Kinder Brioche. Mi andavano un bel po' le Camille, però non c'erano, quindi ho optato per questo che ci piace lo stesso. Poi abbiamo preso dello speck, che o sabato o domenica voglio fare gli spaghetti speck e spinaci. I fischioncini, queste qui, le mezze penne. Che queste qui le farò o sabato o domenica, vedo in alternativa con il sugo di canocchie. Un'altra panna, perché una mi serve per lo speck e l'altra mi serve per il sugo con le canocchie. Poi un altro po' di polpa, quindi 3 pacchi. Banane, e io qui non so più dove mettere. Gli spaghetti hanno qui come da Lidl e come, beh, adesso un po' dappertutto, i pacconi quelli da 1 chilo, parmigiano reggiano, feta di tacchino al forno, funghi, che questi li userò per la pasta brisée. Altri spinaci, perché me ne serve uno per la pasta brisée e uno per speck e spinaci. Lo zucchero, che mi è finito e mi sono dimenticata l'ultima volta di prenderlo. E faccio cadere tutto. Le mele, queste qui che adoro. Queste qui non so come si chiamano, sinceramente, non ci ho mai pensato. Sono quelle lì verdi agre, che hanno quel sapore aspro, che mi piacciono da morire, però mi danno anche una grande acidità di stomaco un bel po', però sono buone, quindi me le sono prese. E le ultime cose che abbiamo preso, appunto, come vi dicevo, la carne. Lì praticamente ci sono delle offerte, che ti danno, insomma, varie cose a una spesa di 15 euro, che noi praticamente ci facciamo tutta la settimana, perché io, come vi ho detto tante volte, io faccio la spesa una volta a settimana, così risparmio, anche perché qui abbiamo speso 61 euro tra tutto, carne compresa. Ed è questo paccone qua, questo qui, e noi abbiamo scelto il maiale, dove dentro ci sono 1 chilo di salsicce mixate tra quelle normali, quelle al finocchio, che se vi piace il finocchio sono favolose, buonissime, e quelle all'aglio che piacciono a mio moroso, ma le fanno anche piccanti con la paprika, insomma ce ne sono varie da scegliere, ed è 1 chilo. Poi 1 chilo di macinato io prendo, e puoi scegliere tra o 1 chilo di macinato o 1 chilo di bocconcini tipo da fare lo spezzatino, ma io prendo il macinato perché con quello ci faccio le polpette, il polpettone e il sugo. E poi puoi scegliere tra le bistecche, che però non so se ve l'ho raccontato, non è un anno fa, è quasi un anno fa comunque, avevo mangiato quelle, le classiche bistecchine che prendi al supermercato, quelli con l'osso di fianco. Il giorno dopo sono stata male, ma non tanto per la bistecca lì di per sé, c'era in corso un virus intestinale. Io da quel giorno non le ho più mangiate. Se ci penso anche adesso mi vengono su, ma non è per la bistecca di per sé, è una roba di testa, io quelle non riesco più a mangiarle. Per cui prendiamo le fettine di bovino, che io le uso per fare la pizzaiola, sono di una bontà che non vi dico, sono buonissime, quindi le faccio, infatti le faccio stasera, sono 1 chilo, quindi mi bastano anche per 3 volte. E le faccio tagliare comunque sottili, e ci metto origano, vabbè, sale, olio, pepe, origano, e poi sopra la mozzarella e il pomodoro, ed è buonissimo. E vi dico, tutta questa spesona qui, quindi compresi i 15 euro di carne, tutto questo 61 euro, quindi veramente è una spesa molto conveniente.
come niente. Tra l'altro ci sono anche cose cartopazze, ma molto basic, quindi quaderni, astucci, però tutte cose diciamo basilari, non pucciose come possono essere quelle dell'Lidl, eccetera. Però se volete risparmiare nella spesa, questo ve la consiglio proprio tanto. E vi ripeto, anche la carne, tutto non è male per niente, anzi. Niente, questo è tutto, ci vediamo presto, un bacione. Ciao!